Una passione che diventerà un lavoro per i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Como, 5 anni di studio e di pratica. Mi interessa molto la sala e vorrei diventare un maître. Imparare a cucinare, soprattutto andare a lavorare negli alberghi di una certa classe. Mi diverto a cucinare, mi piace tantissimo. Reduci dal Gran Trofeo d'Oro della Ristorazione, premiati da Gualtiero Marchesi, terzi nel concorso internazionale di cucina riservato ai professionisti. Insomma, destinati a diventare grandi chef, almeno loro ci provano. E per crescere si impegnano con determinazione e passione, prima sui banchi, poi tra i fornelli. Le soddisfazioni più belle le ho avute qui in questi 6 anni. Perché ho trovato dei ragazzi che se ne dicono della gioventù, che hanno voglia di arrivare. Sono gli studenti dell'Istituto Alberghiero Gianni Brera di Como, 3 anni più 2, con tanti straordinari da mettere in conto. Tutti i sabati vado a lavorare, anche la domenica, dopo scuola. Ma tu la sera cucini tu, ad esempio? Sì, tutte le sere. A casa per i tuoi? Sì. Sì, perché in quanto i miei lavorano, quindi quasi sempre cucino io. Il corso, avviato nel 2001, è frequentato da 230 allievi. Banditi i cellulari, puniti i ritardi, un badge elettronico permette di controllare se lo studente è a scuola, cosa mangia a pranzo e quanto spende. Alle lezioni di italiano, matematica e scienze dell'alimentazione si alternano le lezioni pratiche, laboratori di sala e di cucina che culminano nella gestione di un vero e proprio ristorante, 6 tavoli, oltre un mese di lista d'attesa. Al venerdì sera ci sono delle serate a tema per permettere ai ragazzi di esercitarsi, apriamo al pubblico, è una brigata costituita da ragazzi di quinta e delle classi poi inferiori, sia per il servizio in cucina che per il servizio in sala. Oltre al ristorante i ragazzi seguono anche un centinaio di eventi all'anno tra matrimoni, buffet e catering. In questo lavoro bisogna avere molti passaggi, imparare tutte le tecniche principali e avere molti sacrifici. Sono più brave le donne o gli uomini in cucina? Dipende da come si comportano i maschi, perché sennò sono bravi anche loro. Noi femmine ci mettiamo di impegno e le cose con serietà ce la facciamo a farle. Dopo i primi 2 anni si sceglie se specializzarsi in cucina o in sala, se diventare chef o maître. Ho incontrato il professore che mi ha trasmesso questa passione per la sala e il contatto con il cliente. Essere assolutamente in ordine, fare un servizio eccezionale e non sbagliare possibilmente mai. Non è faticoso stare tutto il giorno in sala? Un pochino sì, però cioè, se mi piace questa cosa, comunque appassionante, mi è sempre piaciuta e penso di continuare appunto anche nel mio futuro questo lavoro. Cosa vuoi diventare da grande? Io vorrei seguire le orme di mio padre e fare pasticcere. Strade diverse, doti differenti. Lo chef deve avere 3 doti, la dote visiva, la dote olfattiva e la dote del tatto. Perché con la dote visiva si ruba il mestiere a un collega, con la dote olfattiva si conoscono gli errori in cucina, col tatto uno riesce a capire se il prodotto è perfetto. Il nostro ruolo di insegnanti proprio di questa materia è quello di far capire ai ragazzi che oggi l'alta professionalità è molto richiesta. Va sottolineato che il nostro è un lavoro che si svolge quando gli altri si divertono. È vero che il cliente ha sempre ragione? Il cliente ha sempre ragione. Colui il quale paga ha sempre ragione. Ci vuole anche molta pazienza. Tanta pazienza.